Bentornati amici nel canale. Oggi voglio svelare un'antica ricetta di famiglia, ovvero il caffè fatto con il rosmarino. La mia bisnonna lo faceva ogni mattina e diceva di curare questa pianta e di averla sempre in giardino o in vaso. Seppure non era medico, oggi la scienza lo conferma. Il rosmarino è un bruciagrassi per l'intestino. Riduce il colesterolo, dà il senso di risveglio, toglie lo stress ed è un antidolorifico per l'artrosi. Andiamo a fare il caffè. Raccolgo 3 rametti di rosmarino, circa 10 cm lunghi. Faccio riscaldare fino a bollitura un bicchiere di acqua. Nel frattempo lavo e risciacquo i rametti, dai quali estraggo gli aghi, che verso direttamente in tazza. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati. Condividete il video tra amici e parenti. Aggiungo l'acqua calda, bollente, che verso in tazza, direttamente sugli aghi, e lascio riposare per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Appena gli aghi resteranno sotto nel fondo della tazza, è tempo di gustare il nostro caffè. Possiamo anche travasarlo, ma io lo gradisco così e bevo alla vostra salute. Potete dolcificare anche il caffè con solo miele, non zucchero. Che dire, la bisnonna aveva ragione, perché il rosmarino è un ottimo rimedio per abbassare il colesterolo in modo efficace, grazie alla capacità di riattivare la funzionalità epatica e aumentare la produzione di bile. È infatti attraverso la bile che il nostro corpo elimina il colesterolo in eccesso. E migliorando la digestione elimineremo i grassi in eccesso. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!